flusso di pubblico a retroscena così cospicuo non ce lo aspettavamo. E avete visto che abbiamo avuto anche una certa difficoltà ad ospitare le persone, ci dispiace, ho voluto anche mandare indietro. Forse era per gli altri due. Forse era per me. Allora, io credo che in qualche modo, in qualche misura, ecco, questo dia un certo, una certa dimensione della, non solo della popolarità, ma permettetemi di dire anche della grandezza di certi attori, i quali diventano giustamente magnetici, calamitano l'attenzione del pubblico, vogliono vederli anche fuori dal palcoscenico, sentirli incontrare. Io mi chiamano a dirigere questi incontri probabilmente per una cattedra di storia del teatro all'università, però quando vado a teatro devo fare lo spettatore, sono un normale spettatore, un comune spettatore. E se faccio come quel mio amico medico che tremava tutti i sintomi ogni giorno delle malattie che si sentiva addosso perché conosceva tutte le patologie, vado a teatro e non mi diverto. Allora, ieri sera facevo questa considerazione. Personalmente sono molto lontano da certe forme del teatro inglese o di certi irlandesi, mezzi inglesi come Bernard Shaw, sì. Ma protendo più, cioè mi piace più Gordon Craig e altre forme di teatro. Però ieri sera ero completamente incantato dal meccanismo drammaturgico, cioè da questa straordinaria capacità che ha questo autore di mettere in gioco gli attori, di valorizzare questi attori in una maniera incredibile, di metterli in situazione, di creare interesse, di creare storia, di passare dalla narrazione al dramma. E ho capito che esiste proprio un'arte dello scrivere il teatro, che noi generalmente vediamo in Shakespeare, vediamo nei grandissimi, ma esiste proprio un artigianato dello scrivere teatro che permette agli attori di esprimersi. Io volevo cominciare da qui. Cosa trova un attore quando ha davanti a sé una macchina scenica come questa di Fred? Fa un po' paura, perché diciamo, posso fare un attimo di storia dello spettacolo, del nostro spettacolo naturalmente. È uno spettacolo che nasce 20 anni fa, questo è bene saperlo. 98. Nel 98. Io avevo... è una mia scoperta, mi assumo il merito. E anche il coraggio di averlo portato in scena. Oggi sembra facile, ma comunque allora non era molto semplice. Io allora dirigevo il teatro Eliseo di Roma e non ebbi il coraggio di portarlo a Roma al pubblico del mio teatro, perché reputavo un pubblico un po' troppo, diciamo, un po' poco attento a certi temi, insomma avevo un po' paura. E in realtà lo feci nascere al CSS di Udine, che è un teatro più sperimentale, più battagliero di quanto lo fosse allora l'Eliseo, nonostante la presenza mia, di Davia e di persone molto, molto interessanti. Lessi il testo perché quando andai a Londra non riuscii a vedere lo spettacolo perché lo davano al National Theatre, ma era completamente esaurito, e che naturalmente mi ha fatto drizzare le orecchie. Poi quando ho letto il testo in inglese mi sono reso conto che era estremamente interessante, proprio da un punto di vista proprio drammaturgico specialmente, al di là della storia scientifica che allora conoscevo meno di quanto oggi la conosca, perché dopo, quando ho deciso poi di fare questo testo, mi sono addentrato anche insieme soprattutto a Massimo Popolizio, che Massimo è stato il mio partner proprio, il primo partner, ancora prima di scegliere la signora Loiodice e di scegliere anche Mauro Vogadro come regista. Ci siamo messi a lavorare insieme a questo testo. Cosa mi aveva affascinato di questo testo? Le prime due battute, che sono molto fondamentali, perché la moglie di Bor, in una specie di nulla, di una scena non definita, dice perché era venuto a Copenaghen? E la risposta di Bor, il mio personaggio, dice: che importanza può avere, tesoro mio, adesso che tutti e tre siamo morti e sepolti? Quindi questa cosa già mi ha incuriosito, ma come questi parlano da morti su una vicenda avvenuta anni prima, e questa vicenda è un incontro tra due scienziati, uno danese, Niels Bohr, e l'altro tedesco, Werner Heisenberg, che era stato il suo allievo tanti anni prima a Copenaghen. Si parla di fisica teorica,
E questo incontro viene in piena inizio della guerra, quando e da una parte e dall'altra non sapevano a che punto fossero le ricerche sulla fissione dell'atomo e quindi sullo studio per ottenere una bomba atomica. Quindi questo stare in dopo morte, un post mortem, e ricercare di ricordare attraverso vari punti di vista quella vicenda mi aveva estremamente intrigato, prima di tutto, come diceva lei, perché c'erano vari piani di racconto e quindi possibilità di modulare la recitazione in maniera molto molto interessante, specialmente per chi viene da una scuola come quella ronconiana, diciamo, che soprattutto Massimo, che ha frequentato Ronconi più di me, ma anch'io l'ho frequentato in spettacoli memorabili, e allora quel giocare sulla parola, sui toni, che con un tono fai capire che siamo nel presente, cioè il presente del post mortem, e con l'altro tono invece stiamo ricostruendo senza orpelli di niente qualcosa che avvenne nel 41, cioè tanti tanti anni fa, e questo è un esercizio che senza giochi di luce, senza niente, con un tono tu riesci a creare nello spettatore il senso del presente, il senso del ricordo, il senso e soprattutto quello che probabilmente l'ha colpita, mi sembra, che è la recitazione assolutamente aggressiva che Massimo e io soprattutto adottiamo. Cioè, è inutile stare a dipanare o spiegare cos'è la fissione dell'atomo, perché tra noi due, tra me e lui in scena, essendo due premi Nobel, non è che staremmo lì ognuno a spiegare all'altro come se fossimo alla prima lezione di fisica, per cui lo diciamo con un certo furore, e questo furore arriva al pubblico, anche se non capisce esattamente tutto quello che diciamo, ci mettiamo a fare formule, attenti a non sbagliarle, anche perché c'è sempre qualcuno in sala, e cerchiamo, in realtà questa cosa porta a una specie di... Ieri sera una signora, ma non è la prima volta che lo sento, una signora mi ha detto, era commovente, cosa c'era di commovente? Non è il cosa che è commovente in teatro, è il come, e questo è importante. E come dai un sentimento. Non è che parliamo di cose commoventi in sé, ma il come lo dai con una generosità professionale e anche, generosità, diciamo, in realtà. In teatro bisogna essere generosi, c'è poco da fare. Se sei generoso e se in realtà hai il credito di il seguito, in qualche modo, di un pubblico che da anni ti segue, quello colpisce. E forse la tenerezza viene anche, non è commozione, secondo me è più tenerezza che commozione. Tenerezza di vederci ancora lì a batterci su un palcoscenico, è questo. Allora, dovrebbe essere preoccupante per l'attore, ma ieri sera io ho rigliato in sala perché c'era una signora il cui marito aveva conosciuto Borg. Dice, mio marito aveva conosciuto un fisico, eccetera, eccetera, poi non forse so, sai, il figlio poi, di Borg, nipote di Borg. Non lo so, comunque sì, sì. In ogni caso, forse ha trovato qualche formula sbagliata, non lo so. Comunque, al di là di questo, mi colpiva molto quello che dicevi, venendo su cose piuttosto serie, cioè il ritorno dei morti. Allora, secondo Jon Fosse, che è uno degli autori contemporanei più rappresentati, più importanti, il teatro si fonda e diventa profondamente interessante, dall'Amleto ai persiani, quando ritorna il passato, quando ritorna dalla morte qualche elemento e qualche personaggio. Ecco, mi sembra che là sia proprio la chiave di interesse, e che richiama un poco anche il Sartre di Porte Chiuse, cioè certo. Questo clima molto intimo, molto profondo, cioè cosa porta questo per l'attore, per la recitazione, per la creazione dell'atmosfera? Beh, noi naturalmente non pensiamo come personaggi di essere morti, noi agiamo in... certo, l'altro giorno avevo un raffreddore per cui
tiravo fuori spesso il fazzoletto e mi dicevo, ma in questo paradiso, in questo inferno dove siamo, c'è degli spifferi naturalmente, perché l'idea che un personaggio post mortem sia raffreddato fa un po' ridere in qualche modo. In Danimarca è possibile. In Danimarca è possibile. Comunque, sì, certo, è estremamente interessante, perché in realtà il fatto di essere post mortem e di focalizzare l'attenzione su quello che avvenne nel 1941 a Copenaghen ti porta in qualche modo, soprattutto, cos'è che muove drammaturgicamente la vicenda, e che ognuno ha un punto di vista, e quindi vari punti di vista che sono legittimi anche nella disparità, in quanto c'è un tempo lontano, quindi non mi ricordo a un certo punto il personaggio, ma tu no, non mi ricordo, perché in quel momento mi pareva che tu lo stessi facendo, e no, un reattore, non era un reattore, e queste cose qui, dice, è già che ti ricordi le foglie gialle che cadevano gli alberi, perché secondo te era ottobre, invece non era ottobre, era settembre, quindi niente foglie gialle. Tutte queste cose assolutamente molto domestiche e molto normali, dentro questo tipo di racconto, in questo hangar di fatto di lavagne e di formule. Devo dire che l'edizione italiana, per quanto riguarda proprio la scenografia, è superiore largamente all'edizione inglese che ho visto io, che non era riproducibile in Italia, perché i tre personaggi stavano sul palcoscenico e intorno a loro era ricostruito come se fosse un'aula di fisica, per cui c'erano altri spettatori, gli spettatori peccanti stavano anche sul palcoscenico, cosa non possibile per noi perché facendo un teatro viaggiante e non avremmo avuto i permessi per farlo. Comunque questa scenografia è molto bella, e soprattutto devo dire che grazie al lavoro fatto da Massimo e da me di ricerca, che è appassionante, perché il mestiere dell'attore, avendo alcuni vantaggi, uno dei vantaggi è che ogni volta che affronti un tipo di testo differente da quello precedente, su un argomento differente, hai tempo per acculturarti, capire e sapere certe cose che non sapevi prima. Per cui abbiamo molto letto le biografie di Bohr, di Heisenberg, non abbiamo cercato di rifare i personaggi. Sì, l'irruenza di Heisenberg, la giovinezza di Heisenberg c'era in Massimo, soprattutto 20 anni fa. Ma anche adesso, allora sudava molto di più. Adesso se l'è messa in gola, è diventato più bravo. Io l'ho sempre molto, molto, molto amato. E devo dire, abbiamo studiato, abbiamo, però, per dire, il mio personaggio, Bohr, era uno che balbettava prima, diceva, prima di dire un concetto, tirava fuori la pipa, riempiva e poi diceva, aveva dei modi di dire che li abbiamo tenuto anche perché l'inglese ci teneva. Insomma, non è che abbiamo fatto Bohr e Heisenberg, abbiamo fatto due che sono naturalmente padre e figlio in qualche modo. Uno era e questo è quello soprattutto, il rapporto umano è quello che il palcoscenico guida, e non abbiamo copiato i personaggi. Ultima cosa, abbiamo ridotto di almeno 45 minuti il testo originale, e questo perché essendo un testo essenzialmente di parola, sapevamo per esperienza che quello era il limite giusto per tenere l'attenzione del pubblico e non farla mollare. Quello in Italia, forse in Inghilterra è diverso. Quello in Inghilterra era diverso. Però quando venne, racconto una cosa molto curiosa, c'era uno dei concetti, delle scoperte, diciamo, se non dirlo, di Heisenberg, è l'indeterminazione, il concetto dell'indeterminazione. E che naturalmente l'indeterminazione, la parola stessa la dice, non vuol dire incertezza, ma comunque qualcosa che non può essere definito in maniera oggettiva, in qualche modo. Come la commedia, quel 41, quel Copenaghen del 41, non è definita, quindi c'è un parallelo tra la teoria scientifica di Heisenberg e anche la situazione nella quale ci troviamo, che non si riesce a definire bene. Però dentro tutto questo, da colto inglese, naturalmente il Fryen, aveva messo anche una specie di parallelo, essendo poi in Danimarca, la vicenda con Amleto,
e quindi è signore. E a me, a Massimo, cinici, in qualche modo, ci è sembrato un pochettino banale. E quindi l'abbiamo tagliato. Questo coso di Amleto, il signore, vabbè, essere o non essere, l'incertezza, boh, ma mi sembra un pochettino, boh, l'abbiamo scartata. Fragan, l'autore, viene a Roma. Viene a Roma perché era il contratto che venisse a Roma a vedere lo spettacolo, al Teatro Eliseo di Roma. Questo parlo 18 anni fa, è venuto anche l'anno scorso, il piccolo di Milano, come ho fatto. Viene e io vado nel pomeriggio a riceverlo al British Council, e dove lui faceva un'intervista a proposito del testo che avrebbe visto la sera prima, e vedo che la maggior parte delle cose che dice riguardano il sinore e Amleto. Oh, Madonna Santa, l'abbiamo tagliato a buzzo. Ma come diciamo? Allora mi precipito il teatro e dico: Massimo, ogni tanto diciamo il sinore. Ma butta lì il sinore, quella tanto non capisce il teatro, è il sinore, ogni tanto mettiamo lì il sinore. E lui è morto, poi alla fine l'ho chiamato su, era tra il pubblico, era un giorno di un grande esaurito al Teatro Eliseo, insomma un grande evento, venne su, poi venne in camerino quando andiamo a cena e lui mi dice capito? Poi anche ha visto anche l'orario, ha visto che durava tre quarti d'ora meno, dice lei, ho detto chi è che si è occupato della cosa? Beh, io modestamente la chiamerò come editor per la mia prossima commedia per tagliarla, insomma, vabbè, l'ha digerita, l'ha capita, infatti anche l'ultima volta che è venuto l'anno scorso ci siamo ben guardati di dire il sinore ormai. No, la cosa che stupisce indubbiamente è che i personaggi perdono il loro connotato storico, cioè poi alla fine sono due uomini in situazione, certo. E questi due uomini, cioè un confronto umano, uno scontro potrebbe riguardare chiunque, voglio dire, certo. Cioè avvicina molto a quella dimensione, però è anche vero che nei limiti di una storia estremamente incerta, perché esistono diversi libri di storia che sicuramente avrete letto, è stato anche detto, è una storia molto incerta, reale, cioè tutto sommato le cose sono andate così, uno e l'altro erano in relazione, uno probabilmente ha collaborato con i nazisti, poi lui dopo la guerra ha detto naturalmente non fino a un certo punto, l'altro è scappato perché stava per essere preso dai nazisti, è dovuto andare in Svezia, poi in America, e ha contribuito probabilmente anche lui alla costruzione di un futuro atomico per l'altro mondo. Insomma, cioè, la storia è vera, e questa storia vera è una storia anche, insomma, appassionante, estremamente intrigante, cioè l'elemento, ecco, del plot, della storia, al di là di Amleto, che è raro che un attore sfugga al fascino di Amleto, cioè sono stati bravissimi, una tentazione tremenda, ma questa storia vi è intrigato in maniera particolare, e avvertite che il pubblico ancora oggi, che sta ritornando in qualche modo l'angoscia nucleare, abbia un senso, abbia una prospettiva al di là di quello che è lo scontro umano? Beh sì, 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 beh, perché in realtà era un testo molto furbo, grande furbizia proprio teatrale, proprio, non dimentichiamo, Fryan è un autore, io avevo fatto una tanti anni fa con Rossella Falk, con la Regina di Lavi, avevo fatto un adattamento di un suo Platonov di Chekhov, si chiamava Wild Honey, Miele Selvatico, ed è l'autore di una delle commedie più rappresentate in Italia da anni, che è Rumore fuori scena. Divertentissima, quindi molto divertente, geniale, una commedia messa su, si vede anni dopo cosa succede, il backstage e tutto quanto così. Quindi è un autore veramente di grande capacità, come spesso sono gli autori inglesi, vuol dire che mangiano teatro molto più dei nostri autori, in qualche modo, vivono dentro il teatro. Il piacere di andare, io ho scoperto molto il piacere di andare in Inghilterra in teatro, proprio perché l'atteggiamento del pubblico nei riguardi di quello che vedeva era molto diverso dall'atteggiamento del pubblico nostrano, e quindi tante volte mi sono sentito a disagio a portare una commedia inglese in Italia, e ne ho portate parecchie, devo dire una straordinaria, che era
servo di scena, The Dresser, che feci tanti anni fa con Gianni Santuccio, e quella fu veramente una commedia straordinaria che poi altri hanno rifatto dopo di me, ma comunque noi siamo i primi a rifarla. Cioè, io sono sempre stato molto attento al teatro inglese, perché riesce a essere un teatro, tante volte un teatro usa e getta, molto più di noi. Cioè, si sente che il fatto teatrale in Inghilterra è un fatto che in realtà sta spesso vicino alla cronaca anche, ecco, per quello che è un teatro diverso. Non è che si scrive per creare assolutamente il capolavoro teatrale, ma si scrive anche per informare, perché certamente c'è un'abitudine, ad esempio l'abitudine di trattare la storia che viene dai loro come gli organi più importanti, da Shakespeare a Marlowe, a Johnson, a tutti quanti, voglio dire, in qualche modo c'è questa cosa. E quindi fanno delle commedie tante volte che in quel momento toccano l'argomento del momento, e poi dopo qualche anno, dopo quattro, quelle commedie non sono più valide, magari perché quell'argomento non è più di moda, non è più dibattuto. Quindi, però spesso sono delle commedie straordinarie. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, ma non è questo il caso, quello che mi sembra che questa sia una commedia che comunque ha una commedia, cioè non so se sia proprio una commedia, è un testo che ha una quadratura storica molto forte, e questa quadratura storica in qualche modo scava nelle angosce di proprio storiche del pubblico. Certo. E l'attore avverte questo? Sì, sì, sì. Oddio, il pubblico, guardi, spesso c'è pubblico e pubblico, noi, nessuno più di noi ha la... ma mi si sentiva? Nessuno più di noi ha la percezione di come sia il pubblico quella sera, perché in ogni commedia, play, quello che è, anche questa che non è una commedia comica, ci sono dei piccoli appuntamenti che ti fanno capire, a seconda della reazione del pubblico, che pubblico c'è quella sera. E naturalmente il piccolo appuntamento, ovviamente, essendo sonoro, deve essere la risata o la risatina o il sospiro di risata, che con 800 persone fa risata, con meno persone meno. Per cui, però quando c'è un punto molto preciso, un intervento di Margherete che dice a un certo punto, va bene, Heisenberg chiede a me, vai ancora a sciare, in Danimarca? No, in Norvegia, prima andavi sempre in Norvegia. Sì, prima. Ah già, dato che la Norvegia oggi è occupata, e allora se vuoi puoi venire a sciare in Germania, dice lui. Ma non ridono su puoi venire a sciare in Germania, ridono, se ridono, su Margherita che commenta, come terza persona, perché lei commenta a terza persona, a voce alta, ma come se fosse una parte, ma a voce alta. Allora è proprio un idiota. E se ridono lì, rideranno anche dopo, a cose molto sottili. Se non ridono lì, è difficile che ridano dopo. Però l'attore, che è un po' paraculo, cerca, se non ridono lì, non si espone alla risata successiva per paura di andare buca, e quindi c'è una specie di concorso di colpa insieme al pubblico, per cui quella sera lo spettacolo sarà meno bello, meno divertente, per colpa e dell'attore e del pubblico. C'è un concorso di colpa spesso col pubblico, l'attore. L'attore però sarà anche quel cinico, io mi serve una parola un po' più nobile, che tu hai detto, però mi sembra che questo passare da una tecnica all'altra, c'è un momento di straniamento, poi ci sono dei momenti di confronto che sono quasi naturalistici, poi degli altri momenti in cui ci si distacca, si passa al narrativo, poi si passa al drammatico un'altra volta, cioè implica, cioè, un cambio di marce continuo nella tecnica proprio. Cosa, man mano che procedono le prove, che la prova mi sembra la cosa più affascinante. Ma no, è sempre la prova, è sempre la cosa più affascinante. Beh, devo dire che noi siamo sempre in prova. Questo spettacolo è quasi sempre in prova. Anche ieri sera, per dire, ho cambiato una declinazione verbale
perché ho detto, ma Massimo, ma scusa, ma quando io, tu mi, quando ti dico, mio caro Eisenberg, non c'è nulla che io possa dirti, non ho idea se esista o no un programma nucleare alleato. Scusa, questo è riferito a quello che, tra virgolette, io ti avrei risposto così nel 41 se tu mi avessi fatto una domanda sul programma nucleare, perché in realtà né lui né io sapevamo del programma nucleare alleato e quello tedesco, nessuno dei due era al corrente, anche Bohr non sapeva a che punto fossero gli americani e Eisenberg forse veniva a Copenaghen per sapere da Bohr a che punto fossero gli americani, ma non lo sapeva neanche lui, per cui quella frase è sincera. Quindi dico, scusa Massimo, io invece di rispondere, mio caro Eisenberg, non ho idea se esiste o no un programma nucleare alleato. Lui dopo mi dice, stava per partire, proprio mentre noi due stavamo parlando. Questo è un bellissimo scarto, no? Cioè, quella frase che io dico l'avrei detta se lui mi avesse fatto una domanda, perché sono tutte ipotesi, no? E quindi c'è questo, noi ci teniamo molto a questo tipo di stava per partire, mentre noi stavamo parlando, non avevo idea a che cosa dovevo rinunciare in quel momento. E questa è tecnica, naturalmente, bisogna capire la commedia, capire il tipo di scrittura, ma tutto questo fa parte del mestiere dell'attore, e anche dell'attore, diciamo, voglio dire, che ha il senso di cosa deve fare l'attore. L'attore non deve essere soltanto bravo, ma la bravura è generica, sono tutti bravi più o meno. L'attore deve essere l'attore giusto, deve essere giusto, deve capire per far capire e per arricchire del fatto che ha capito qualcuno che ha avuto meno tempo di lui per stare su un testo e lavorarlo in qualche modo. Questo è quello che dà nobiltà anche al nostro mestiere, per un nero arriva. La considero così, questa professione. Se lo dicesse un attore che comincia, che debutta, io lo capirei, però detto all'altezza dell'esperienza che Orsini ci mostra, fa capire che un mestiere che non finisce mai, assonga. Certo. È un mestiere sempre più difficile, è un mestiere più vai avanti, più è difficile, perché più avanti più hai consapevolezza degli ostacoli e che hai soprattutto anche, c'è anche un'altra cosa molto importante, che quando eri giovane, quando io ero giovane, in realtà avevo mezzi, ero carino, ero simpatico, palcoscenico, andando avanti con l'età devo anche sapere che cosa ho già fatto, cosa non ho fatto, che cosa ho fatto vedere di me, di riuscire a dare qualche volta anche una piccola sorpresa al pubblico, di trovarmi differente da come mi immaginavo, ma visto l'ultima volta, in qualche modo. Quindi sono delle consapevolezze che sono sempre più pesanti andando avanti con l'età. E non c'è... forse bisogna incontrare nell'età matura il personaggio che ti permette proprio di avere, di utilizzare tutte queste debolezze o queste tue incertezze in qualche modo, e che non è certamente l'Amleto alla mia età, ma ci sono dei personaggi che sto già lavorando da circa un anno e che mi costa un anno di lavoro, ma non per la memoria, grazie a Dio ho un'ottima memoria, ma proprio perché ha molte problematiche. È il testo del quale sto lavorando, che è Il costruttore Solness di Ibsen, una delle ultime commedie di Ibsen e una delle meno rappresentate in assoluto in Italia, e che affronterò appena finito Copenaghen, a fine gennaio, riprenderò delle prove che ho interrotto un mese e mezzo fa, perché ho bisogno di lunghe prove, ma non per me, ma per il regista che mi dirige, che è abituato a lunghi laboratori, un giovane di grande talento, si chiama Alessandro Serra, che ha fatto un Macbeth in sardo, si chiama Macbeth, che ha vinto il premio Hugo per il mio spettacolo dell'anno, ragazzo estremamente interessante, pieno di immagine e immaginazione, e io che sono molto curioso nel lavorare con delle realtà più giovani, ma non per un restyling, ma perché sono un vero interesse.
allora affronto questo costruttore Solmes, che è un po' in qualche modo un mio ritratto da vecchio, in qualche modo, lo è, perché è un uomo di una certa età, di potere, che arriva nel suo passato, che è una ragazzina, che gli dice: lei mi ha detto di venire quando avevo 21 anni. Io: sì, lei mi ha baciata. Io: l'ho baciata? Sì, mi ha baciata. E mi ha promesso un regno. Ha detto che avrebbe fatto di me una principessa, ma l'avrà detto per gioco. No, no, lei mi ha baciata. Molte volte. E quindi questo comincia a essere un grande problema. L'ha fatto o non l'ha fatto? È un pedofilo o ha soltanto immaginato qualcosa? E lentamente, lentamente, beh, la storia è straordinaria. Questo uomo è preso dalla giovinezza, un po' uno scambio faustiano in qualche modo, e quindi osa più di quanto possa osare. Lascio lì la cosa, lo vedrete la prossima volta. Un po' ce l'ha recitato anche, abbiamo... Lo sto ripassando. Immaginiamo quando sarà ben formato. Cioè, in effetti è il Faust di Ibsen ed è un testo di estrema difficoltà che non viene molto rappresentato. Tanto la parte di Solmes è chilometrica non solo per estensione, poi anche delle difficoltà effettivamente cospicue. Qualcuno del pubblico sicuramente avrà qualcosa da chiedere a Orsini, anche perché non abbiamo tantissimo tempo, quindi vi pregherei di sfruttare l'occasione, ecco. Beh, è molto difficile rompere il ghiaccio in genere, non lo sa meglio di me. Quanti anni ho, come ho cominciato, dove... numero di telefono. Ci sono le avanti noi. Se vi viene qualche... Se vi viene qualche... Cioè... Buonasera. Quando prima ha parlato di teatro usa e getta, parlando del teatro inglese, poteva riferirsi anche a testi che non sono squisitamente commedie, o anche testi tipo ad esempio il teatro del West End, per dire, il teatro più... Ma sì, ma io frequento l'Inghilterra dal 57, quando ho cominciato, si può dire, mi sono molto formato. Nel senso che per dire, io sono ho una recitazione molto rapida in genere e che mi viene proprio dagli inglesi, ma lo faccio mica per imitarli, ma perché specialmente quando uno ha qualcosa da dire, c'è una velocità sul palcoscenico inglese che è molto più rapida di quanto lo sia spesso nel teatro italiano, che è più pensoso, più non sempre ovviamente, ma c'è, quando io dico, la velocità del parlare è legata spesso alla velocità del pensiero, cioè se ho una cosa molto chiara da dire, naturalmente sono rapido nel dirla perché so già cosa voglio dire, no? Faccio un esempio ora, di un tipo di recitazione rapida. Se invece devo pensare, perché mi fa una domanda nella quale io devo pensare, allora sono più lento. E questo si traduce in termini recitativi, in velocità, intensità, ritmo dentro la frase, che sono la musicalità del recitare. Da recitare è, cioè, nel nostro spettacolo, torno, la ragione, io so perché ha successo questo spettacolo, ma perché è fatto in una certa maniera. Cioè è come una specie di terzetto musicale. Ognuno di noi, in realtà, con le licenze che ci permettiamo ogni sera di cambiare piccole intonazioni, ma in realtà noi sappiamo che recitiamo uno spartito che ormai è ben dentro nel nostro DNA, è uno spartito collaudato, sappiamo che a un certo punto io so come lui mi risponderà a una mia domanda. E io sono l'attore,
L'attore sa quello che il personaggio non sa. Sembra un calambur difficile, no? Io so già, io so dal momento che ho studiato che cosa risponderà il mio partner. Il personaggio non lo sa. Il personaggio, quando dice vuoi del pane, il personaggio non sa se l'altro dice no, voglio del formaggio, non lo sa. L'attore invece, quando dice vuoi del pane, sa che l'altro, perché il personaggio, non risponderà no, voglio del formaggio. Questa è la differenza tra attore e personaggio. Cioè l'attore domina e poi finge di scordarsi quello che sa per dare al personaggio la sua ingenuità, la sua genuinità, no? Un esempio molto... mi è venuto così, non so per... ma è vero, questo è molto importante. Allora, però, in termini tecnici mi interessa, voglio dire, ma io penso sempre che invece di raccontarvi storie interessa anche stare dentro al nostro mestiere. Per chi in realtà lo pratica da tempo e lo ha anche studiato in qualche modo, ma voglio dire, io so già come mi risponderà lui, per cui non posso prenderlo di sorpresa, so già che lui mi risponderà con un tono basso, per cui l'alchimia tra la mia domanda e la sua risposta deve essere la mia alta e la sua bassa, oppure la mia allo stesso tono, io so già come rispondere a lui, per cui devo dargli la pedana per potermi rispondere. Per cui è tutto un gioco molto in realtà fatto di connivenze e di complicità in palcoscenico. Altra osservazione, io spesso è frustrante per un attore che pensa e vuole cambiare, perché deve cambiare, perché qualche volta deve cambiare, perché si è accorto che da 100 giorni sta facendo un'intonazione diversa da quella che potrebbe essere, una più interessante, ma non più bella, più profonda, più giusta. Quindi c'è un'appoggiatura, spesso un'appoggiatura tonica, dà una differenza di valenza, no? Però quando io cambio una sera, il pubblico non ha la possibilità di sapere da dove vengo, cosa ho fatto la sera prima, no? Perché non c'era, non c'era, per cui quella sera, per come la dico io, per lui è come io la dico e basta. Allora qual è? Cioè, i cantanti invece hanno un cantante hanno delle note ben precise, per cui se la Callas riusciva ad essere diversa da altre, immagino era perché toccava un certo limite che altri, per altri non era toccabile. Allora chi è il tuo giudice ogni sera? Il tuo partner, cioè la sola persona che può accorgersi di quanto tu quella sera abbia cambiato, la sola persona che puoi sorprendere per l'intuizione di quella sera è quello che ti sta di fronte, il tuo partner, che devi cercare di non spiazzare, in modo che possa anche rispondere in maniera adeguata e non fare tutto una specie di rovescio da domino. E quindi tu sei solitario in palcoscenico, tu reciti per un grande pubblico, ma sei solo in quel momento, perché la tua ricerca è assolutamente legata a un fatto tecnico che risolvi insieme al tuo partner. Ecco. Però ecco, da questa straordinaria lezione di teatro, tutto sommato, che sta emergendo da questo incontro questa sera, perché ho parlato molto di tecnica, emerge un po', mi sembra di tradurre, qualcosa che aveva detto anche un altro grandissimo attore, Erland Josephson, un attore di Bergman. E Bergman negli ultimi anni della vita dirigeva gli attori come un direttore d'orchestra, perché la cosa che a lui interessava soprattutto era il tono, era la musica, era il suono. Allora, la cosa che coincide in qualche misura con quanto viene detto questa sera è che voi potete assistere al plot più strepitoso, più appassionante, potete seguire la trama più serrata o un'interpretazione più logica, più costruita, però alla fine quello che resta è il suono. Molto. Sì, io direi di sì. Cioè, io sono d'accordo. Suono, contenuto, ma il suono è importante, il suono è importante. Adesso voglio dire, non, magari
Ma andiamo a vedere degli attori, arriva una compagnia, diciamo, di una lingua molto lontana da noi, no? Russi, caucasiani. Come mai capiamo che sono bravi? Magari no, però, poi, un momento, poi magari, cioè, mi si può contraddire molto facilmente, hanno un suono che ci affascina, naturalmente, e quindi c'è un ritmo, quindi ci affascina anche quello. Poi, però, magari, per i loro conterranei, magari sono stonati. Noi non sappiamo se sono stonati. Per dire, spesso in Italia, quando arrivano i registi stranieri, ne arrivano qualcuno, spesso fanno dei cast teatrali, parlo, prendendo delle persone a seconda delle caratteristiche fisiche, avranno anche avuto dei consigli, tutto quanto così, ma spesso mettono insieme tante tecniche di recitazione, perché noi in Italia non abbiamo un vero codice recitativo. Questo è molto importante, interesserà poco, ma è importante. Noi non abbiamo un codice recitativo. Primo, perché la nostra drammaturgia importante è fatta sui dialetti. Cioè, il nostro autore maggiore è Goldoni, è Edoardo, no? È Pirandello, che però ha una... Siciliano, Berga, voglio dire, sono tutti molto radicati nel territorio, giustamente. E quindi, e non c'è, per dire, dei classici, Alfieri, Machiavelli, tutto quanto, però no, Shakespeare noi lo recitiamo nella traduzione di Masolino d'Amico. Cioè, è diverso, ma chapeau a Masolino d'Amico, ma voglio dire, non c'è, voglio dire, e spesso non ci si misura alla pari sulla stessa battuta, perché la stessa battuta, venendo dall'inglese, è tradotta in un modo e in un altro, non e in un altro, quindi non c'è il paragone, non è possibile, per cui non abbiamo il codice, i versi non sono sciolti a volte, le traduzioni sono prese un po' qui in po' là, messe insieme per prendere i diritti d'autore, in qualche modo, non è così, per cui non c'è il codice, mentre invece nel teatro inglese il codice per fare i classici è ben radicato in loro, molto ben radicato, che lo imparano a scuola in qualche modo, la versificazione attuale. In Germania, per dire, Shakespeare vive ancora nelle traduzioni di Schiller, che in qualche modo è quello che ha messo io da anni, da quando ero ragazzo, dicevo, ma ci vorrebbe anche da noi un codice, bisognerebbe che tutti si mettessero in silenzio, decidere chi è il traduttore di Shakespeare, in modo che tutti ci confrontiamo con quel testo lì, in qualche modo, e non con testi che usano un linguaggio magari moderno per modernizzare la cosa. Infatti la cosa straordinaria del teatro inglese è che, non potendo muovere la lingua, perché la lingua è codificata, parla di Shakespeare, non potendo muoverla, non sarebbe un delitto muoverla per loro, cosa hanno mosso i primi che hanno fatto? Hanno mosso il costume, cioè il primo Amleto fatto da Alec Guinness nel lontano 53 era in abiti moderni, neri, con l'ombrello nero in mano, è rimasto nel nostro immaginario come qualcosa di molto moderno, e hanno mosso il costume invece della lingua. È una cosa. Invece Zeffirelli andò all'Old Vic e molto rumore per nulla lo fece ritradurre da Barber, un suo amico che è un'importante cosa, che fu un grande scandalo in realtà, che aveva osato mettere mano a Shakespeare. Insomma, ecco, per dire, teatro inglese, ma che è stato inglese, non citate abbastanza. Qual è il testo che Orsini non ha mai messo, non ha mai presentato al pubblico e vorrebbe farlo? Ha un titolo che tutti mi rifiutano e che potrei
fare soltanto con un teatro stabile, che ha non ha il dovere come me, che ho una compagnia privata che deve vendere gli spettacoli e quindi devo andare per tanti mesi in giro per l'Italia, ed è Quando noi morti ci destiamo, titolo leggermente iettatorio che nessuno ha il coraggio di farmi mettere in scena, ma che in realtà è un testo, diciamo, l'ultimo degli ultimi di Ibsen, sai, che in realtà lì veramente, a differenza di Solness, è veramente vecchio lo scultore che guarda la sua vita con ombre del passato, così. E beh, adesso voglio dire, è un testo, ma perché in realtà sono alla ricerca di un clamoroso insuccesso. Sì, perché è vero, non posso permettermi l'insuccesso, ma lo vorrei, non me lo posso permettere per ragioni logistiche, cioè ho una compagnia da mandare avanti e naturalmente il successo della mia compagnia, personale o della compagnia, tutto quanto, assicura lavoro alla compagnia e futuro lavoro, in quanto è apprezzata, è una delle compagnie più importanti private che c'è in Italia, per cui devo assolutamente essere presente nel mercato per molto tempo e assicuro ai miei scritturati quasi sempre 6 mesi di scrittura, 5 mesi più o meno, cosa che ormai non assicura nessuno, e anche per 2 anni magari lo stesso lavoro, quindi sono costretto a scegliere delle cose di successo, non posso permettermi una cosa troppo rischiosa, ecco, in questo senso. Però anche in Copenaghen, per ritornare insomma all'occasione che ci riunisce, sì, qui, non è che si veda tanto l'elemento commerciale, cioè voglio dire, no, apparentemente allora, no. C'è una ricerca comunque, anche, cioè è possibile, voglio dire, anche una ricerca all'interno di un certo tipo di teatro privato. Come no? C'è modo e modo. Certo, infatti in realtà nasce non quando l'ho fatto per la prima volta, l'ho fatta nascere con un teatro pubblico, poi io sono passato in un teatro pubblico che era l'Emilia Romagna Teatro, l'ERT, e mi sono portato dietro questo testo come bagaglio, in qualche modo l'ho fatto con l'ERT. Adesso l'ho ripreso dall'anno scorso, da quando, da 6 anni ho la mia compagnia, e l'ho ripreso perché ci credevo e quindi l'ho rifatto, ma comunque vedere Copenaghen resta certamente un'eccezione. Peraltro quando sparate per diversi minuti formule, sì, che non c'è soltanto la parte narrativa, no, e certo, via dicendo, siamo quasi all'avanguardia, sì, tenere il pubblico inchiodato a sentire tutta quella, no, Giuliana Loiodice mi riprova spesso di andare troppo veloce quando faccio le formule, dico scusa, che differenza fa? Spara un neutrone contro il nucleo di un atomo d'uranio e questo discende e sprigiona energia. La signora abbonata terza fila dice, ma spara dove? Un neutrone, ha detto un neurone, neutrone, con la T, e quindi se invece dico spara un neutrone contro il nucleo di un atomo d'uranio, questo discende e sprigiona energia, una grande quantità di energia, quanto basta per spostare un grano di polvere, ma sprigiona anche altri 2 neutroni, nei quali ha la possibilità di scindere altri nuclei e altri, sì, quando la dico, il pubblico sta di ne sa più di me, e questo è importante, che io ne sappia più della signora abbonata della terza fila, perché sono Niels Bohr, premio Nobel, non posso saperne come la signora della terza fila, perché è così, quindi è la maniera di affrontare questa cosa, però cerco anche di dare una certa logica, adesso ad esempio per dire, muovo anche le mani come se dovessi trasmettere a un sordo muto, perché dico, l'uranio naturale si compone di 2 differenti isotopi, l'uranio-238 e l'uranio-235. L'uranio-235 è presente solo in quantità dell'1% nell'uranio naturale, e questa minima parte è l'unica fissionabile e neutroni veloci. Questa fu la grande intuizione di Bohr, mi viene in mente, dice Heisenberg, mi viene in mente quando non si sta passeggiando per l'università. In realtà si tratta di un doppio ostacolo. L'uranio-238, guardate questo dito qui, l'uranio-238 non solo non è fissionabile dai neutroni veloci, ma
E qui questo ma dovrebbe essere una suspect, ma riassorbe anche, un gesto che mi dà una grande gioia quando lo faccio, riassorbe anche, per cui ben presto, subito dopo che è iniziata la reazione catena, non rimangono sufficienti neutroni veloci per fissionare il 235. Ora! Penso che l'incontro di questa sera, andiamo a chiudere, sia stata una grande lezione tecnica e abbia mostrato come tutto sommato la divisione fra un teatro d'avanguardia e un teatro ufficiale, la divisione fra un teatro pubblico e un teatro privato, la divisione fra un teatro che ha le sale vuote e un teatro che ha le sale piene sia del tutto artificiale. In realtà quando c'è un attore che sa coniugare l'esperienza, la creatività e la precisione, perché la lezione che emerge stasera è soprattutto l'applicazione della precisione al mestiere, crea il teatro con la T maiuscola senza distinzioni. E ringraziamo Orsini. Grazie.